Sette associazioni guidate dalla Disabili Attivi, oggi in presidio dinanzi a Palazzo di Città, a Taranto, per contestare la riduzione delle ore di assistenza per le persone con disabilità gravi e chiedere un incontro risolutivo al sindaco. Sono 2 o 3 ore al giorno in meno, dipende dai casi, perché non tutti hanno situazioni diverse di orari e di cose. La richiesta qual è? La richiesta è quella di trovare una soluzione. Questa soluzione, a dire la verità, noi lavoravamo. La volevamo fare il 20 maggio perché avevamo invitato il sindaco e gli altri consiglieri comunali, i quali non si sono presentati. E una mancata assistenza può generare nelle famiglie un abbandono del proprio disabile grave. Già queste famiglie gravano queste cose, poi non gli viene comunicato manco qual è la soluzione, gli strumenti. Ce lo facesse sapere. Da noi contattata l'assessore comunale ai servizi sociali, Gabriella Ficocelli, fa sapere che la decisione spetta a Regione e ASL. In ogni caso, venerdì ci sarà un incontro sul tema anche con i sindacati. L'esito dell'incontro, ha detto, verrà condiviso con le associazioni.